C'è un coinvolgimento e c'è anche una specie di fiducia che si crea, che si deve creare, no? C'è una soglia a un certo punto che uno percepisce, io lo percepisco proprio quasi fisicamente, appunto, quando intervisto, anche semplicemente in un'intervista. C'è un momento in cui succede qualcosa per cui l'altra persona si apre, no? Cioè la persona che è davanti a te si dà. E questa comunicazione è la cosa più importante, ma questo avviene in tutto il cinema, anche, cioè anche gli attori, se non penso, no, devono porsi in questo modo rispetto. Quindi sì, c'è questo, ci sono, c'è qual succede qualcosa di particolare per cui anche. Cioè, la telecamera, la cinepresa, quel che è, non ci sono, ma non sono quasi più presenti, no? Cioè si annullano. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Cinema del Reale, qui sulla pagina Facebook del nostro libro Il cielo rovesciato, Rifrazioni tra reale e immaginario nel cinema di Mario Balsamo. Questa è la copertina. Questo libro è scritto da me e da Sabina Curti. Eccomi, buonasera. Abbiamo una nuova gradita ospite che è qui con noi per parlare appunto del suo cinema e anche del cinema del reale, questi incontri che stiamo facendo, insomma, che state seguendo sulla pagina, che stanno continuando per portare avanti anche alcuni discorsi che abbiamo aperto con il libro. E Ilaria Freccia, benvenuta. Grazie mille, sono molto Grazie. felice di Grazie essere per aver accettato il nostro invito. E allora, Ilaria, io diciamo per cominciare direi innanzitutto ti faccio una domanda, diciamo, un po' così generale se puoi raccontarci un po' qual è stato il tuo percorso rispetto al cinema del reale, al cinema documentario, come comincia, da dove viene e da dove appunto comincia la tua storia e come sta proseguendo. E poi appunto volevo chiederti, diciamo, già introdurre, diciamo, una prima considerazione rispetto un po' ai tuoi film che abbiamo potuto visionare, che abbiamo potuto vedere, il fatto che comunque mi sembra che il tuo cinema sia un cinema che rientri poi in una serie di discorsi che abbiamo fatto con Sabina nel libro, che riguardano anche il cinema di Mario Balsamo e anche di altri autori, cioè questa contaminazione tra un approccio più documentaristico, quindi proprio più di ricerca, di osservazione della realtà, e al tempo stesso diciamo, il cercare un linguaggio che elabori un po' in una forma anche narrativa, anche di racconto cinematografico tout court, quindi appunto anche abbastanza vicino al cinema di finzione, delle storie che però e anche dei personaggi e delle situazioni che sono assolutamente molto, molto reali e anche che ci raccontano di culture e di situazioni anche abbastanza lontane e probabilmente poco conosciute, insomma, nella nostra, in Occidente, diciamo, in generale, o comunque in Europa. E se non attraverso, appunto, diciamo, un linguaggio più tradizionale, più giornalistico, più d'inchiesta. Dunque, io vengo dalla fotografia, quindi questo la mia formazione. Prima ho lavorato con Gianni Berengo Gardin, poi sono andata negli Stati Uniti, ho lavorato con Elio Terwitt, che è un grande fotografo, con Philip Lorca di Korsch, insomma. E quindi io vengo da quella formazione. Quindi per me, che è, diciamo, è importante, ma è anche un po' una condanna, la composizione dell'immagine, comunque l'immagine è molto importante, quindi già questo in qualche modo, diciamo, mi porta in una direzione più cinematografica, perché non è casuale, cioè lo sguardo non può essere casuale per me, ecco. Non dico che nei documentari questo avvenga, però certamente mi porta più verso una costruzione, no? Di linguaggio. Quindi venendo dalla fotografia, questo un po' è stato il mio percorso. Poi diciamo che sì, l'attrazione beh, io tanto ho una grandissima attrazione verso il lontano, quindi comunque mi piace molto, mi è sempre piaciuto andare a scoprire luoghi e mi sono sempre sentita anche molto a mio agio in luoghi
dove si parla e ci sono realtà e culture molto diverse, molto lontane dalla nostra. Però ecco, poi il viaggio certamente è un tema che ritorna. È importante per me comunque sperimentare, quindi cercare di trovare dei linguaggi ogni volta diversi. Forse questo è anche il mio limite, magari ci sono degli autori che invece approfondiscono più un genere e vanno fino in fondo. A me piace un po' saltabeccare di qua e di là, ecco. Sì, nel senso, tu dicevi prima appunto che comunque sia hai, ed è quello che abbiamo anche potuto vedere dai film che abbiamo visto, è un po' diversificato dal punto di vista stilistico. Sì. Quindi appunto, se partiamo dal tuo ultimo lavoro, La rivoluzione siamo noi, è un lavoro dove usi ovviamente materiale d'archivio per raccontare appunto l'arte contemporanea nel decennio, diciamo, che va fondamentalmente dagli anni 60 agli anni 70 in Italia, sì. Alternato con delle interviste, diciamo, dove appunto che comunque accompagnano questo racconto delle interviste fatte a degli esponenti chiaramente sempre dell'arte contemporanea, fatte oggi, che raccontano quello che è stato quel periodo e anche appunto poi attraverso le immagini di repertorio. Però insomma, noi abbiamo visto altri lavori dove invece tu proprio hai realizzato tu chiaramente delle immagini, e parliamo in particolare dell'Iniziazione, che appunto è un documentario girato in Africa e che racconta appunto questo fenomeno terribile dell'infibulazione delle donne in Africa, e Tangam appunto, che invece è il documentario girato in un'altra realtà molto, molto problematica sotto alcuni punti di vista, appunto come l'India, rispetto appunto, racconta una storia di lavoro minorile, comunque di abuso e di sfruttamento, e anche in quel caso appunto tu hai fatto un viaggio, hai compiuto un viaggio, sei andata sui luoghi e hai fatto appunto tu le riprese. Allora, ti faccio questi tre esempi perché appunto la domanda ruota un po' intorno al fatto che mi sembrano tre sfumature, come dire, diverse, in un certo senso, della variegata realtà del mondo del documentario, nel senso che appunto La rivoluzione siamo noi possiamo forse definirlo un documentario un po' più classico da questo punto di vista, come costruzione, come racconto, e quindi immagini di repertorio appunto e interviste. Tangam è un documentario dove invece il discorso che facciamo all'inizio, cioè rispetto alla contaminazione del racconto cinematografico e della finzione, mi sembra abbastanza forte, nel senso perché è proprio girato come se fosse un vero e proprio film, c'era l'uso di primi piani, l'uso del montaggio, quindi proprio tutti i criteri un po' del cinema appunto di cosiddetto di finzione. Mentre invece L'iniziazione mi sembra che sia un po' a metà tra questi due linguaggi, perché appunto è un documentario, diciamo, più classico, nel senso che ci sono delle interviste dei protagonisti della vicenda, alternate però a delle situazioni dove appunto ci sono anche dei dialoghi, comunque sia tra i personaggi. Penso al dialogo tra la nonna appunto che fa l'infibulatrice, la bambina che gli fa delle domande, quello è un dialogo diretto. E che sembra appunto come se fossimo in un film, come se stessimo assistendo alla scena di un film. E quindi ti volevo dire un po' come, cioè, che cosa è cambiato, nel senso, che cosa ti ha spinto ad usare questi linguaggi differenti per raccontare queste tre situazioni, a loro modo tutte e tre molto estreme. Beh, diciamo che il primo lavoro è quello in cui io sono stata più libera di fare quello che volevo, perché avevo un committente che era la Rai 3, in quel tempo c'era Tantillo, che era un direttore di rete molto sensibile ai documentari, però mi aveva lasciato completamente libera, avevo un produttore totalmente inesistente nel bene e nel male, e quindi insomma praticamente ho fatto come volevo. In più era abbastanza facile, tra virgolette, tornare, cioè mi ero semplificata la vita perché avevo trovato questo villaggio e questa persona con cui io firmo il documentario. Avrai visto che c'è un secondo nome, che è un nome di un regista indiano. In realtà lui era di quel luogo, e poi ha funzionato molto bene perché lui era
più un intellettuale, cioè infatti insegna adesso all'università in America, eccetera. Però conosceva bene le persone, conosceva bene la lingua, ovviamente era di lì. Per cui entrare in contatto con quella realtà, restare lì dei mesi, tornarci, eccetera, è stato molto naturale, e quindi anche poter ricostruire un po' quello che accadeva sotto i nostri occhi era un modo per interagire con le persone, anche perché loro si sono molto divertiti, sai, gli indiani amano molto il cinema, quindi in qualche modo era come fare del cinema locale, cioè lì per lì, insomma. Ovviamente avevamo una troupe minusca, c'ero io che stavo anche in macchina, c'era un assistente di lì che faceva anche il fonico e quest'altra persona che traduceva, eccetera. Però non avevamo bisogno di grandi mezzi, nel senso di... non avevamo bisogno di niente, perché stavamo lì e ci svegliavamo, un giorno giravamo, un giorno non giravamo, cioè avevamo quello che nel documentario, diciamo, è la cosa più preziosa, cioè il tempo. Gli altri due sono due documentari tutti e due commissionati, quindi uno che non volevo fare, quello sull'infibulazione, l'escissione, non lo volevo fare perché era molto molto un tema che mi disturbava pesante, cioè, e poi mi sembrava anche sbagliato andare noi in Africa a parlare di qualcosa che non conoscevamo, eccetera, eccetera. Per cui, cioè, noi come occidentali, insomma, no? E quindi, però, cos'è successo? È successo che ho trovato questa ONG, questa ONLUS, che peraltro aveva dei soldi dall'Olanda, dai paesi del nord Europa, che ha fatto sì che, cioè, attraverso questa donna, che poi è un'ostetrica, che insomma, e che fa questo veramente, cioè va nei villaggi a cercare di cambiare la tradizione dal di dentro, mi sembrava un modo per raccontare qualcosa senza arrivare lì e dire che orrore, eccetera, eccetera, no? Perché poi l'orrore è scontato, però che noi lo diciamo noi senza capire quali sono le tradizioni, eccetera, è un po' strano. Quindi, e lì è stata durissima, durissima girare, perché vabbè, il tema in sé era molto difficile accedere, anche se lei era una chiave, diciamo, di accesso a questa ostetrica, però era molto difficile interagire con le persone, trovare delle situazioni di persone che volessero parlare, raccontarsi, eccetera. Quindi questo linguaggio un po' misto è un po' un escamotage che abbiamo trovato lì per lì per cercare di appunto di raccontare tutto e tutti questi aspetti anche abbastanza complessi di una tradizione che è facilmente condannabile, ma se tu poi capisci che è molto molto antica, che viene addirittura da una cultura pre-islamica che non ha niente a che vedere con l'Islam, eccetera, eccetera, cioè raccontare tutto questo senza scrivere un testo sociologico, storico, era molto... Quindi diciamo che questa scelta di fare dei pezzi un po' ricostruiti, delle interviste che non potevano che essere delle interviste, perché... e allo stesso tempo documentare, è stato un po' un compromesso. E invece l'ultimo lavoro, diciamo che è stato tostissimo, perché bisognava circoscrivere in 10 anni, che già mi sembrano tanti 10 anni, ma insomma un periodo molto molto ricco della storia dell'arte. E quindi abbiamo, diciamo, ridotto, per così dire, abbiamo delle interviste, però le abbiamo cercate di ridurre al minimo, cioè nel senso che alla fine abbiamo tenuto molte interviste del repertorio, cioè molti personaggi li abbiamo raccontati come erano allora, no? E poi altri abbiamo dovuto raccontarli oggi, perché anche lì non sempre il repertorio copriva tutto. Quindi c'era un po' lo sforzo di essere coerenti a un tema anche di storia dell'arte, quindi anche insomma storico, non essere noiosi, troppo didascalici, perché sennò, insomma, poi alla fine non è cinema.
E quindi, insomma, fare un po' un compromesso. Come vedi, c'è questa idea delle tre città, come avete visto, e c'è questa idea del viaggio un po' che attraversa l'Italia, che è stato un po' un escamotage per cercare di tenere insieme tantissimi temi e tantissime persone anche. Il cinema di Ilaria mi sembra che comunque abbia una cifra autoriale, e quindi mi sono sforzata in qualche maniera, anche un po' per deformazione professionale, di trovare un filo rosso, no? Che potesse in qualche modo tenerli insieme. C'è chi divide e c'è chi unisce. Un po' il mio livello di analisi è quello di capire che cos'è che lega, cioè che cos'è che tiene insieme, se c'è qualche cosa che, come dire, ritorna, no? E ritorna magari anche con elementi, con aspetti, declinazioni, via via sempre diversi. E io la sintetizzerei, e vorrei poi sapere Ilaria che cosa ne pensa di questo, la sintetizzerei nella dimensione culturale, cioè è fortemente presente nei tuoi lavori la dimensione culturale, ma non come siamo abituati a intenderla in termini classici di valori e norme, no? Come dicevi te prima, questo tuo desiderio in qualche modo, no? Di andare a sperimentare i luoghi, le culture dove c'è una cultura, una lingua diversa dalla nostra, ma soprattutto in termini di pratiche. Questa è la cosa che secondo me in qualche maniera tiene insieme tutti i film, compreso Padre Pio Express, che non avete citato, che a me è piaciuto veramente molto, nel quale, parto da questo così tanto per prenderne, nel quale troviamo il fatto che, e questo secondo me è presente anche negli altri film, che questa dimensione culturale su cui si è posato molto il mio sguardo è declinabile da una parte in un aspetto o elemento, secondo me, di spiritualità, di religiosità, di attenzione, interrogazione sul ruolo che hanno le credenze, no? E soprattutto sul potere, sulla potenza che queste svolgono rispetto a quelle che sono le pratiche che noi mettiamo in campo, pratiche che hanno a che fare con rituali di passaggio, ma pratiche che hanno a che fare anche con i comportamenti, insomma, no? Che i soggetti mettono in campo. Quindi questo elemento della spiritualità c'è, e c'è sempre collegato alla tradizione e alle credenze, di cui però Ilaria, in maniera secondo me magistrale, mette in evidenza, forse perché viene dalla fotografia, non lo so, però mette in evidenza tutte le ombre, quindi l'elemento anche di contraddizione a cui questi danno luogo. Penso a Padre Pio Express, l'elemento della contraddizione rispetto alla religiosità di queste vecchiette che intraprendono la gita, no? Per andare da Padre Pio, eccetera, e poi invece ritornano con le pentole, i materassi e quant'altro, è veramente interessante. Per stare, diciamo così, in Occidente, in Italia, da noi. Se andiamo poi negli altri film, comunque vengono sottolineate delle contraddizioni di queste pratiche culturali che sono messe in campo. La mutilazione genitale femminile è un tema difficile, infatti prima capivo quando hai detto è un tema che mi ha creato un po' anche il film, devo dire che diciamo ti interroga molto come donna, no? Rispetto alla pratica stessa a cui vieni sottoposto. E questo per spostarci in Africa, spostandoci poi, ritornando indietro in India, ritroviamo lo stesso elemento, cioè queste pratiche comunque hanno un elemento di religiosità e di spiritualità molto intriso di potere, no? di rapporti di violenza, di rapporti di subordinazione, che però sono, diciamo, strutturali in qualche modo, no? e che si tramandano nel tempo. Poi però l'altro aspetto, oltre a quello della spiritualità e quindi anche
diciamo così, forse potremmo utilizzare il termine, io prima ho parlato di credenze, però forse potremmo utilizzarle anche quello di fede, eccetera, è presente anche in questo tuo ultimo film. Anche qui ritroviamo questo tema della spiritualità, della fede credenza, no? Cioè, e come dicevo prima, anche l'elemento della pratica, cioè l'arte diventa una sorta di pratica che si mette in campo con lo stesso corpo dell'artista, no? Cioè una sorta di espansione, diciamo, corporea, fisica e spirituale e quindi psicologica dell'artista stesso. Diciamo che questa parte che tu indichi come interesse verso l'aspetto spirituale o magico o religioso nei miei documentari è in realtà un interesse verso un aspetto della vita che si manifesta in maniera diversa in questi contesti, no? Ritornando al discorso al documentario sull'arte, il titolo del documentario La rivoluzione siamo noi, come sapete, è anche il titolo di un'opera di Beuys che alla fine del documentario un po' si spiega anche in quella poesia che io ho trovato, che ho messo alla fine, che ho trovato che non era sotto quel video, io l'ho trovata per caso guardando un libro su Beuys. E in qualche modo mi ha molto colpito perché anche lì mi sembra che sia nel titolo che nel senso della poesia ci sia un po' tutto il senso di questo movimento artistico, ma in generale di tutti coloro che fanno arte, no? Cioè questo desiderio di trascendere qualcosa, no? Quindi se vuoi si avvicina alla spiritualità, alla religiosità, eccetera. Io volevo dire che la cosa che poi secondo me mi ha colpito abbastanza del tuo cinema e che dal mio punto di vista invece lo rende autoriale è questo impatto fortemente fisico delle tue immagini. Cioè anche nello stesso La rivoluzione siamo noi, dove tu usi del materiale di repertorio, io ho trovato proprio che ci fosse un crescendo che culmina sicuramente chiaramente con in particolare con le scene che riguardano poi Marina Abramovic, però che poi mi ha rimandato, mi ha risuonato anche rispetto ai documentari, appunto l'iniziazione e anche il documentario Tangam sulla bambina indiana, perché appunto c'è questo fortissimo impatto fisico, carnale, corporeo, e questo crea una suggestione, crea un immaginario rispetto appunto a quello che può essere appunto una tua visione, un tuo sguardo. Penso che questo sia un po' la lezione di cinema in generale, no? Cioè nel cinema sappiamo tutti bisogna arrivare al famoso climax e poi alla conclusione, cioè, e quindi insomma io ho visto, andavo al cinema da piccolissima, mi ricordo, a 12 anni, 13 anni a Milano, sono cresciuta a Milano, c'era la Cineteca San Marco e lì si poteva vedere veramente, io ho visto tutto il cinema possibile e immaginabile, tutti i cortometraggi di Polanski, le cose più incredibili, cioè quindi mi sono nutrita di cinema tantissimo. E forse quindi la lezione finalmente l'ho imparata, cioè che a un certo punto nella narrazione bisogna arrivare, cioè bisogna costruirla come, cioè anche se è un documentario effettivamente bisogna costruirlo come un film, no? Cioè nel senso con una progressione di emozioni che portano a un picco in qualche modo. In questo caso parli di carnalità, è interessante perché effettivamente anche lì forse un po' involontariamente, però la scelta di Napoli nel documentario sull'arte e quindi della body art sostanzialmente, tutto questo aspetto è stato un po' una scelta naturale perché il percorso era quello, però effettivamente non poteva che andare lì, non so come dirti, anche se storicamente non fosse dovuto andare lì, doveva andare lì perché lì c'è un po' tutta la sintesi, no? Della parte, cioè si parte con un aspetto molto più intellettuale, cioè Torino, l'arte povera è arte concettuale di fatto, per arrivare poi a Napoli dove c'è l'arte, cioè c'è la body art.
e comunque c'è il sangue, c'è tutto quell'aspetto, insomma, dell'arte, e anche in qualche modo noi lì abbiamo voluto che andasse pari passo con la fine di un decennio, e quindi con l'arrivo del sangue dal punto di vista politico, cioè quindi con il terrorismo e con tutto quello che è accaduto alla fine degli anni 70. Cioè, quello era molto importante, riuscire a tenere insieme queste due narrazioni, no? Perché e in qualche modo siamo riusciti, perché poi c'è un aspetto, c'è anche una cupezza, se vuoi, verso la fine del documentario, proprio perché si va verso un'epoca molto cupa, no? E quindi volevamo in qualche modo appunto puntualizzare questo aspetto. Rispetto ai film precedenti, le volevo chiedere se, appunto, proprio perché alcuni di questi sono molto, diciamo, entrano molto, no, nella, come si diceva prima, nella fisicità di queste pratiche, di queste problematiche che vengono raccontate, le volevo chiedere appunto qual è il limite, nel senso, quando è che capisci che è vero, la telecamera sembra che non ci sia più, però come fai i conti con diciamo il materiale raccolto, che insomma è un materiale molto eticamente discutibile, no? Nel senso, come maneggi un materiale di questo tipo qui? Quindi qual è il limite che si ha nel mostrare fino in fondo quella pratica, quella storia che per certi versi coinvolge i corpi di altre persone, eccetera, e quindi anche poi comunque in gran parte, insomma, violenta, no? Già è violenta in sé, e a un certo punto diventa anche violento l'atto che io compio nel diciamo riprenderla in una certa maniera o in un'altra. Quindi come hai vissuto questa cosa, come la vivi, come fai i conti con te stessa rispetto a questo? Beh, diciamo che insieme con questa cosa che dicevo prima, cioè questa sintonia, cioè diciamo questa intimità che si crea con le persone che incontri mentre fai un film, un documentario, va anche un aspetto un po', c'è un aspetto predatorio, no? Cioè c'è un aspetto, cioè è inutile che uno lo neghi, cioè in qualche modo tu vuoi portarti a casa qualcosa, no? Cioè vuoi che ci sia, vuoi fare quell'immagine, vuoi riprendere quella situazione, vuoi andare fino là a fare quella cosa, cioè c'è decisamente un atto che può diventare violento, se vuoi, se non hai poi la sensibilità, la delicatezza di fermarti, o semplicemente di non usare le persone per un tuo fine, che può essere semplicemente il tuo piacere egoico di dire quanto sono bravo a fare una cosa, per esempio, no? Cioè lì c'è quella misura che
che poi devi usare anche al montaggio, perché magari al montaggio hai delle, per esempio mi viene in mente quella scena nel film della bambina di Tangam, c'è il padre ubriaco, una sera torno ubriaco e io ero lì e noi l'abbiamo ripreso, no? Non è che, cioè, l'abbiamo ripreso perché era importante che lui ci fosse nella storia ubriaco, perché lui si ubriacava tutte le sere, quindi c'era, di fatto ci doveva essere. Però mi ricordo che al montaggio, a un certo punto, col montatore abbiamo detto basta, no? Cioè, ogni volta che lo vedo penso, ma forse potevamo lasciare qualche secondo in più, no? Potevamo lasciarlo un pochino in più, perché è proprio breve. Però c'è stato proprio il bisogno di non, capito, di non oltrepassare quella soglia, cioè lo percepisci proprio come un qualcosa che, ma non dico che ci sia una forma etica, no? Perché nessuno, penso, cioè non ci sono delle regole tra i documentaristi. È chiaro che è la tua forma etica che ti ferma. Nel caso della ripresa invece sulle mutilazioni sessuali, lì è stata molto molto dura perché il dubbio era farla o non farla. Cioè andare a fare questa ripresa o non andare a fare questa ripresa. Cioè perché ovviamente se ci sei mentre succede una cosa così, lasci che succeda. Cioè, sei testimone, non solo la riprendi, sei testimone, ma lasci che succeda, no? Cioè, non ti fermi, non la fermi, cioè non è che dici a quella non farlo, è una bambina, è così così. D'altra parte, loro l'avrebbero fatta comunque, io non avevo neanche diritto né l'autorità di dire non fatelo. Sull'iniziazione, io in quella scena lì ho sentito, a me è arrivata un'indignazione. In qualche modo, non un giudizio, però un'indignazione, cioè nel senso il fatto c'era un qualcosa che ti feriva rispetto a quella situazione, che ti faceva fatica proprio perché lo ritenevi un abuso, senza appunto che ci fosse un giudizio, quindi che arrivasse un aspetto moralista, chiamiamolo così. Però io ho sentito, a me è arrivato un'indignazione, cioè che tu in qualche maniera hai creato, almeno parlo da spettatore, un effetto di... hai suscitato un'indignazione, un fastidio, un senso di disagio rispetto a quello che si vedeva. Devo dire che l'unica cosa che alla fine mi è sembrato miracoloso che sia riuscita a farla, no? Cioè perché poi alla fine c'è tutto un aspetto tecnico, perché poi ero da sola, no? Per cui non c'era nessuno che mi passava, non so, le batterie piuttosto che... Quindi che ci fosse anche quella... che alla fine fossi riuscita a arrivare fino in fondo senza emozionarmi. Cioè, e lì ho pensato, no, a tutti i reporter di guerra, cioè queste persone che vanno in queste situazioni estreme e in qualche modo hanno quella concentrazione di cui hai bisogno quando tu sei proprio di fronte a... che non puoi sbagliare, no? Cioè non è che si ripete quella cosa. Cioè, sono stata molto coraggiosa, cioè non mi spaventava andare in situazioni difficili, quello non mi ha mai spaventato, anzi direi che mi piaceva fare questo rischiare, no? Infatti adesso, poi quando ho avuto un figlio, tutto si è in qualche modo normalizzato, cioè proprio in questo periodo che adesso è finalmente cresciuto, ho detto, ma adesso forse è il momento di andare di nuovo in prima linea, buttarsi da qualche parte in luoghi un po' più estremi.